Oggi facciamo queste fioriere bianche. Guardate che belle. Sono fioriere vetroresina. Sono già state forate sul fondo. Metteremo prima un telo che va a far da filtro per evitare che la terra vada fuori. Poi faremo uno strato di argilla espansa, un altro telo terriccio per fioriere. Internamente la coibenteremo con un materassino coibentante. Dopo piantumeremo questi Evonimus Aurea Bravo. Facciamo tutta la fila e inoltre metteremo un impianto di micro irrigazione automatico che installeremo da qua. Questo giardino l'abbiamo realizzato noi 4 anni fa. È ancora molto bello. Greenland verde permanente, non per niente. Quanta sette. Novantanove. Ti ricordo che questo cutter, questo tappetino e tutta questa roba la puoi trovare sul nostro e-commerce. Vai sul nostro e-commerce shop.greenlandsrl.net e puoi trovare tutto e farlo anche tu da solo seguendo tutti i passi che ti sto mostrando. Abbiamo messo il primo telo, che è un telo bianco TNT traspirante che lascia passare molta acqua e non mi va a otturare i buchi, che ci sono i buchi di drenaggio. Ora mettiamo questo sacco di argilla. Lo mettiamo tutto, è già dosato. E non sporchiamo le fioriere, mi raccomando. Questo è il fondo. Vieni, vieni, fa vedere dentro. Sono 10 cm drenante. Dopodiché metteremo il telo, questo qua, che è un po' più spesso, che servirà a dividere la terra dall'argilla espansa ed evitare che le radici lo perforino. Per questo mettiamo un telo un po' più resistente. Ok, ora mettiamo un sacco di terriccio. Hopla. Facciamo un po' di volte così. Cazzarola, si è rotto sotto. Niente. Io lo apro tutto, così non mi si blocca la terra nelle orecchie. Ora lo giro e vado a buttarlo dentro senza far spostare il telo. Visto? Ora ne mettiamo un altro, perché un sacco non è bastato, e arriveremo più in alto possibile, perché poi questa terra calerà. È una terra che si compatta molto, poi scende. Quindi abbondiamo parecchio, la calchiamo bene, cerchiamo di già comprimerla e poi ci sarà da aggiungerne ancora di sicuro. Su queste fioriere qui, queste sono tutte in ombra, mentre queste che prenderanno il sole d'estate
andremo a mettere un materassino coi bentanti su questa parete. Vedete, l'ho appena messo, è spesso 1,2 cm, e servirà a proteggere le radici delle piante dal caldo e quindi dalla trasmittanza del calore che avviene attraverso la parete. E quindi tutta questa parete qui sarà piena di materassino, che poi è questo. Di qui non le mettiamo perché qui non arriva il sole, cioè arriva ma non arriva direttamente su questa faccia mai. Qui abbiamo messo telo bianco, argilla espansa, telo nero e terriccio. Siamo arrivati quasi in cima. Abbiamo messo 3 sacchi di terriccio, dopodiché andremo a fare spazio per mettere la pianta in questo modo. Vedete, sposto la terra, la metto in parte, cercherò di creare una nicchia nel volume esatto di queste piantine, vedete, in modo che la piantina risulti più o meno centrata nel suo punto e qua ci sia lo spazio per un'altra piantina. La pianta teniamola alta, ok, perché calerà insieme alla terra, andranno tutte giù. Quindi teniamola già alta, così, vedete come sono alto, in modo che quando calerà arriverà all'altezza giusta per dargli uno spazio così di corteccia. Andremo a mettere la corteccia. Questo avvitatore punta del 6, che è il diametro della micro irrigazione, andiamo a fare dei collegamenti da fioriera a fioriera, guarda qua. Quindi abbiamo forato da fioriera a fioriera, in modo che poi dopo faremo passare il tubo della gocciolante di micro irrigazione che darà acqua a tutte le fioriere. Ok, siamo arrivati al momento in cui abbiamo fatto passare l'ala gocciolante dentro i vari passaggi che abbiamo messo, vedete qua? La teniamo molto larga. Ora andremo ad estrarre la quantità esatta di un vaso di terra di qua. Quindi velocemente andremo a tirare via terra. Questo tiriamo via finché abbiamo riempito il vaso. Quindi sappiamo che abbiamo estratto tanta quanta ce ne serve. Visto? Così siamo già a bollo. Quindi allargo un po' il buco che la terra frana. Prendo la piantina, scelgo il lato migliore, quindi la guardo, ok, questo è il lato migliore, la vado a mettere, butto sotto un po' di terra finché la vedrò a livello delle pareti, ok, così mi piace. Ora la blocco scavando un po' la terra in parte, dopodiché vedete che ho lasciato il tubo molto morbido dell'ala gocciolante, per cui io prenderò il tubo, questa è la partenza, lo tiro, vedete, lo tiro finché va addosso alla zolla, guarda come l'abbraccia, visto, abbraccia la zolla. Quindi di qua tirato per il prossimo passaggio, ora vado a riempire col terriccio che ho tolto nella fioriera, poi qui farò la prossima siepe, la tengo un po' più larga, faccio un bel anello largo, faccio la stessa operazione, tolgo la terra, metto la pianta, gliela stringo, tiro la gocciolante e via dicendo, andando in là, così non ci sarà acqua che andrà a bagnare dove non serve, bagneremo direttamente la zolla, daremo meno acqua, ci sarà meno dispersione. L'ultima fioriera avrà tutto il buco che si collega una all'altra. L'ultima fioriera non glielo facciamo perché non vogliamo vedere un tubo uscire dalla parete della fioriera. Quindi faremo l'ala gocciolante che esce da sotto, da un forellino, e poi faremo passare il tubo sotto la griglia, orso grill, questa qui, stiamo facendo passare adesso sotto, che uscirà direttamente nell'aiuola, così. Quindi, trac, 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 visto? Che magia. C'è, passa ma non lo vedi. Adesso lo facciamo andare sotto tutto, eh.
fatto i buchi per far passare il tubo dell'acqua sotto, che arriverà a alimentare il pozzetto, e poi ci sarà qua la fontanella. Questo è il blocco elettrovalvole che abbiamo preparato. Qui arriverà l'acqua, parte la prima elettrovalvola, qui ci sarà la seconda e qui c'è l'uscita per la fontanella. Guardate quanti pezzi abbiamo dovuto mettere per far sì che tutto funzionasse, perché questa è un'elettrovalvola femmina pollice, qua c'era l'uscita femmina, quindi niplo da un pollice, poi di nuovo niplo da un pollice, riduzione da pollice a mezzo pollice, manicotto che è femmina per unire poi il filetto maschio da mezzo pollice con l'uscita del 16, dal 16 poi arriveremo a prendere il tubo di nuovo dal 16 che viene trasformato con questa riduzione che va ad aprirsi a 3 quarti con questo cappellotto da 3 quarti con riduzione del 6. Casino. Ho messo il pozzetto, vedete qua, l'abbiamo messo a livello, adesso aggiungendo la ghiaia attorno chiaramente cala. Con questo attrezzo qua andiamo a pressare bene i bordi in modo che non ci sarà l'assestamento dopo, cerchiamo di fare un assestamento meccanico subito. Poi aggiungiamo ancora dello stabilizzato e andremo a battere con la nostra asse, quella là, con la mazzetta. Ecco. A questo punto facciamo la colla dove avevamo tagliato l'erba prima per arrotolare i tappeti. Colla adesiva. Qui abbiamo la fontanella pronta. Adesso però dobbiamo liberare il pozzetto che abbiamo nascosto qua sotto. C'è un pozzetto, quello di prima delle valvole, e abbiamo già preparato la colla sopra, quindi faremo un'incisione sopra e rimarrà incollato ma inciso, così che si possa aprire e chiudere. Allora, abbiamo ritagliato, vedete la zolletta, c'era un po' di umidità, abbiamo messo la carta assorbente per togliere l'umidità, se no non fa presa. Ora estraggo le pellicole, quindi ho tagliato tre lati, attenzione, tre lati ho tagliato di questa zolletta. Facci caso, 1, 2, 3, questo non l'ho tagliato, poi ti spiego perché, devi guardare il video fino alla fine, se no non capisci. Dai, guarda, finito adesso, ultimo pezzettino di erba, di colla, non di erba. Allora, perché non ho messo, ho tagliato tutto, lo toglio dopo, perché in questo modo nel rimettere giù la zolletta, vedi, mi calza perfettamente con il taglio inciso di qua e di qua, mentre quando la stacchi completamente e c'hai sulla colla che appiccica e devi calzarla giusta al primo colpo, perché come appiccichi poi non la stacchi più, è veramente difficile, così non puoi sbagliare. Guarda quante te ne insegno. Io sono il numero uno al mondo, non in Italia né una Brescia, al mondo. Non hai mai imparato un cazzo da nessun altro, di la verità. Di la verità che non ti ha mai insegnato un cazzo nessuno. Guarda quante te ne insegno. E adesso finisco l'incisione qui. Abbiamo finito, ma che spettacolo di erba. Rimessa giù, le giunture non si vedono neanche su un tappeto di 4 anni, rifissato. Qua c'è il pozzetto, ora vi facciamo vedere come si fa a far partire l'irrigazione. Deve essere qua, il pezzo è qua, qua.
Ok, facciamo la prova dell'impianto di irrigazione, zona 1. Parte. Sta andando tutta l'irrigazione a goccia nelle fioriere. Così è manuale. Stoppiamo. Ora sta andando la zona 2. Stoppiamola. Perfetto. Adesso vediamo la fontanella. Ok. Quindi rimettiamo il coperchietto e siamo a posto. E siamo ancora qui, siamo tornati, perché il nostro impianto non butta abbastanza acqua, ovvero avendo fatto l'uscita ridotta dal 16 al 6 all'inizio dell'impianto, tutto l'impianto viaggia su un tubo del 6. E per arrivare in fondo l'acqua fa molta fatica, arriva lentissimamente e ci mette molto tempo per andare in pressione. E quindi faremo un tubo di portata principale che viaggerà su questa fascia qua di fioriera. Andremo a fare dei buchi del 17 per far passare un tubo del 16, un tubo di portata dove ci saranno degli stacchi che collegheranno ad ogni fioriera con un T. Per cui abbiamo portato un tubo del 16 e una fresa a tazza del 17. Si chiama tazza, è una fresa, ok? Quindi questa 17 è a un millimetro di agio per far passare quel tubo lì, che è del 16. Sposto un po' la terra, ho usato questa punta di ferro lunga. Quindi farò spazio per il tubo. Il tubo starà sotto questa parte qua, così non si vede. Ok, non voglio metterlo troppo in profondità, lo metteremo qua il tubo. Anche la seconda, eccola al buchino. Bene, una volta fatti i buchi bisogna sempre fare sta roba qua, tirare via la parte, sennò la fresa non lavora più. Se c'è, queste fioriere sono in fibra di cemento, puzzano. Andiamo avanti, ne abbiamo parecchie. Tutte le fioriere sono bucate, sono forate, vedete il foro? Ora si passa il tubo, vedete il tubo?
e via avanti fino in fondo. Ecco, faccio fatica con una mano, però vi ho fatto vedere il tubo passa da fioriera a fioriera. Lo ho già riparato prima per lungo fino in fondo, tagliando la misura abbondante. Ora lo faccio passare da fioriera a fioriera, poi andremo a bucarlo. Abbiamo finito di far passare il tubo, qua c'è la fine, qui ci sarà un gomito che attacca diretto. Vedete come passa? Fa un passaggio così, viaggia in tutte le fioriere. Qua in fondo è un po' volante, ma poi ci sarà davanti la canna dell'acqua che copre. Ora qui facciamo una piccola modifica all'uscita che avevamo messo, per cui qui c'è un'uscita a riduzione che da 3 quarti va a 16. Andiamo a staccare completamente il raccordo, metteremo questo raccordo, quindi faremo dal tubo del 16 che continua al tubo del 16 e qua faremo lo stacco per l'uscita che ci sarà ancora. Questo è il fine linea che andremo ad attaccare qua. Ho collegato l'acqua, ho fatto spurgare il tubo dallo sporco che poteva esserci dentro, perché immaginati questo piccolo forellino qua, com'è facile otturarlo. Infatti qua è partito il geyser di acqua da qua. Adesso il tubo è pulito, posso chiuderlo e da qui farò uscire il 16 che si collega alla cannetta. Sto mettendo questo porta ugello in questo modo, buco il tubo, dopodiché faccio partire dentro il pizzettino così. Prendo il portugello, lo applico, deve fare click, quando ha fatto click è dentro, ok? Lo mettiamo uno per fioriera. Partendo dall'inizio, dove parte anche la cannettina del tubo dell'ala gocciolante, la tiriamo bene per i primi due alberelli, dopodiché colleghiamo al portogello un tubo del 6 chiuso senza gocciolatore, andiamo ad intercettare il passaggio dell'ala gocciolante, lo tagliamo la forbice, poi inseriamo un raccordo T per la micro irrigazione così e li colleghiamo insieme. Poi il tubo viene schiacciato giù, copriamo col terriccio e poi andremo a riempire con le cortecce. Allora, sto tirando questo raccordo che, nonostante l'abbia messo due volte e rimesso, mi usciva acqua da qui e da sopra. L'ho tirato perfetto, è andato in battuta, non c'erano problemi. Guardate cosa c'aveva il tubo sotto come quello sopra. Vedi la sezione che non è regolare come un cerchio, quindi che cosa succede? Che nell'entrare dentro l'acqua va a passare dalle pareti laterali. Toh, metti a fuoco bene, cavolo, io odio quando non va a fuoco, che cazzo, non si capisce. Comunque vedi che non fa un cerchio perfetto, è molto irregolare. Com'è che l'ho risolta anche stavolta? Così, con il pappagallo. Vabbè, così sa, tricchete tracchete. Adesso qui, dopo che abbiamo forato il nostro tubo di portata per mettere questi portaugelli, chiaramente il forellino che ha fatto questo attrezzo specifico ha creato dei micro pezzettini di PVC che correvano nel tubo. Quindi di nuovo ho staccato il raccordo finale, ho spurgato, di nuovo qua c'è un po' di acqua e prima ancora l'avevo tirati fuori da qua. Vedete quanti che ce ne sono? 1
2, 3, 4, 5, 6, bla bla bla, uno per ogni foro. Chiaramente ogni foro che ho fatto ho tolto una corrispondenza di plastica che poi dovrà essere spurgata dal fine linea, dopodiché potremo rimettere il nostro raccordo che altrimenti si ottura facilmente, visto? Quindi mettiamo il tappo, mettiamo in pressione di nuovo e vediamo se ha smesso di perdere il raccordo. Ok, abbiamo finito finalmente tutto l'impianto, ora lo mettiamo in pressione. Faccio partire non dalla centralina ma dall'elettrovalvola, faccio prima, vedete, giro verso on, antiorario, parte, e non perde più, abbiamo visto, perfetto. Qui sentiamo l'acqua che esce da, cioè sentiamo l'aria che fischietta, sta prendendo spazio nei tubi. Vediamo se va tutto bene. Qua sento un'uscita anomala. Ecco, non è tirato bene il raccordo, ora lo tiro meglio. Completamente risolto. Sentiamo l'acqua che scende dai forellini. Questo. Andiamo a controllare anche di qua e di là, vedete? Adesso l'acqua è distribuita omogenea a tutto l'impianto. Bene, non rimane che lasciarlo andare per un bel po', così poi la terra si satura d'acqua, cala, una volta calata andremo a fare il topping con questa corteccia, ma nel video non lo vedrete perché questo avverrà fra un paio di settimane. Lasciamo un paio di settimane che cali bene, perché poi cala assolutamente. E anche stavolta finisco il video qui dal mio ufficio. Abbiamo quindi fatto queste fioriere che il cliente aveva già acquistato, non le abbiamo composte noi. Sul nostro canale troverai anche nella categoria terrazze, troverai anche molte fioriere fatte da noi in ferro, quindi noi diamo le misure al nostro fabbro, il nostro fabbro ci realizza su misura tutto il telaio, le fa verniciare in una carrozzeria, quindi vengono fatte perfettamente verniciate e potenzialmente le può anche saldare sul posto oppure consegnare già pronte, che a volte è un po' scomodo riuscire a consegnarle su una terrazza grosse, già intere, quindi è meglio assemblarle sul posto. Alcuni casi non si può fare perché la saldatura sulla vernice non si può fare. E per cui dipende ogni volta dalla situazione. Qui sto progettando, tanto per stare in tema, una fioriera in un giardino pensile dove sotto c'è un garage, non hanno terra, voglio in una siepe di copertura. Gli stiamo progettando una fioriera intera composta da
vari moduli di ferro che verranno saldati sul posto e quindi molto stretta, 30 centimetri, e dentro ci andrà un po' di terriccio, riusciremo a fare qualcosa. Ne abbiamo già realizzata una simile, in un video lo potete trovare sul nostro canale, sopra dei garage che non avevano proprio terra e c'era anche un'infiltrazione, quindi era meglio evitare di metterci radici che andavano a rovinare di nuovo. E quindi si può avere anche una fioriera completamente su misura, anche con varie altezze fuori standard. Questo era un tutorial per insegnare a tutti, al privato, al giardiniere, come fare i lavori fatti bene. Grillan solo alta qualità. Grazie per avermi guardato il video fino ad adesso. Se hai bisogno di noi, chiamaci, noi veniamo a farti i lavori. Siamo anche disponibili in pronta consegna sempre, non facciamo mai attendere la gente. E questo ci distingue dagli altri che firmi il preventivo e ci vediamo fra qualche mese. Mentre Greenland siamo sempre in pronta consegna, abbiamo posatori in tutta Italia, anche nella tua città. Contattaci e ti faremo un'offerta, un preventivo personalizzato. Ciao, alla prossima!